anni, quindi più o meno sappiamo come, come l'organizzazione, più o meno sapete che è sempre la stessa. Si partirà con il pulmino alle 8 da Pereta e si farà il solito giro. Ci sarà sul pullman Sara, a cui vi prego di dare il primo giorno la busta con le 80 euro dentro, precise perché Sara non ci avrà il resto da farvi e non ci sarà neanche il tempo materiale per il momento per farlo, con il nome e il cognome scritto sulla busta. Alla fine della colonia, come ha detto prima Cinzia, verranno restituiti quei soldi per i passi non usufruiti per assenza. Durante la giornata verranno fatte varie tipologie di giochi. Naturalmente quest'anno l'abbiamo calibrati più su quella fascia di età, ci esprimeremo più su quella fascia di età. Se ci sono dei bambini che hanno ancora, cioè, chiaramente questa fascia d'età ha bisogno di una ciambella piuttosto che dei braccioli, questi magari mettetegli nello zainetto in modo tale che possano essere gonfiati e poi utilizzati. Altre cose che si consiglia chiaramente di portare sono una bottiglietta di acqua, soprattutto diciamo, per il viaggio di andata e ritorno, quando siamo lì, l'acqua gliela somministra. Cioè, gliela possiamo dare anche noi. La crema della protezione solare, perché la prima cosa che si fa quando si arriva in spiaggia è quella di spalmarli tutti e poi anche via via durante la mattinata. Un costume di ricambio o, se gradite, gli slip, qualche cosa per farvi tornare a casa freschi. E dei sandalini e l'asciugamano chiaramente o l'accappatoio. Una cosa che diciamo tutti gli anni è quella di evitare di dare qualunque altro tipo di, a parte la fascia d'età, non penso che nessuno di voi ci pensi, però magari giochi elettronici piuttosto, niente di tutto questo, perché poi non serve, A non serve, B se si sciupa è un problema. Per quanto riguarda invece il telefono, potete chiamare se ci fossero delle esigenze. Il numero di telefono che io ho scritto qui, ora poi vi do il promemoria. Eventualmente anche gli altri, se vogliono prendere questo numero di telefono, perché magari devono fare la telefonata mentre i bambini sono sul pullman, è chiaro che magari può servire anche il nostro numero di telefono. Niente, l'organizzazione della giornata sarà così, alle 8 si parte appunto da Pereta, dopodiché appena arrivati vengono subito fatte delle attività in acqua e dei giochi, dopodiché ci sarà una colazione, giochi, animazioni, attività ludico, ricreative, ci sarà tutto il tempo prima del pranzo per fare queste attività e poi c'è il pranzo presso il campeggio. Chi di voi avesse un bambino con delle intolleranze piuttosto che con delle allergie, è chiaro che è bene che ce lo faccia presente. Dopo pranzo c'è un momento di relax all'ombra e dei giochi più rilassanti, dopodiché c'è invece un po' di animazione e poi si riparte. Per essere qui più o meno intorno alle 16, più o meno, come tutti gli anni, sono chiaramente un orario ben preciso, non si può fare. Vi chiediamo la cortesia di riempirci alla fine delle 2 settimane, di riempirci un questionario, perché per noi è sempre importante ricevere critiche positive e negative in modo tale che il nostro lavoro possa modularsi a seconda delle esigenze anche dei genitori che usufruiscono servizio a pagamento, quindi è chiaro che noi vogliamo avere un riscontro da voi e quindi anche questo vi verrà consegnato e magari entro l'ultimo giorno ce lo fate vedere. Se ci sono domande rispetto all'organizzazione o